Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere questo libro qua che ho appena finito di leggere, The Last Overland. Di cosa parla questo libro? Un libro di viaggio molto bello. Allora, nel 1955 sei baldi giovani inglesi decisero di fare un'avventura, no? Cioè partire con due Land Rover, siamo nel 55, e andare da Londra fino a Singapore. Queste due Land Rover erano chiamate, le hanno battezzate Oxford e Cambridge. Questi ragazzi erano tutti dottorati in queste due università. Partirono, attraversarono tutta l'Asia e arrivarono finalmente a Singapore. Possiamo chiamare il capo spedizione, Tim Slessor, ha scritto un libro, The First Overland, è molto famoso, che ha venduto moltissime copie, eccetera, eccetera. Va bene. Premesso. Nel 2018 un certo Alex Brescoby si è innamorato delle Land Rover, che suo papà l'aveva, si è innamorato di questa, dell'avventura che hanno compiuto questi sei giovani, ha contattato Tim, il responsabile, è riuscito a recuperare una delle due Land Rover che avevano compiuto questa impresa. Il recupero è stata una cosa molto complicata che troverete sul libro. E ha brigato, ha organizzato, eccetera, è riuscito a far su un piccolo gruppo di 9 persone con le quali e ha fatto il viaggio contrario da Singapore a Londra su 3 macchine, una delle due Land Rover del vecchio viaggio, Oxford si chiamava, e 2 nuove Land Rover. Il libro è racconto di tutto, dell'innamoramento per questo fatto, della preparazione del viaggio e del viaggio che i ragazzi hanno compiuto nel 19, arrivando a Londra nel dicembre, quindi 3-4 mesi di viaggio. Un viaggio che non è stato esattamente il contrario di quello del 55. Perché? Perché molti paesi non potevano essere attraversati nel 19. L'Afghanistan, il Pakistan, insomma, conveniva assolutamente non andare, quindi il viaggio è stato fatto un po' più a nord. Questo è un bel libro perché racconta questo viaggio, ma racconta anche tutti i pensieri di questo Alex. Alex faceva il reporter, il giornalista per la BBC, quindi conosceva buona parte dell'Asia, ha vissuto nel Myanmar, quindi non era sprovveduto né lui né gli altri naturalmente, e quindi fa continui riferimenti innanzitutto al vecchio viaggio dei primi e poi fa riferimento anche alle situazioni politiche, sociali e alle sue personali considerazioni di più ampie, insomma, possibili sul viaggiare, sulla vita, sul futuro, su tutte queste cose qua. È un libro che si legge molto, molto bene, io l'ho letto quest'estate, un libro di viaggio, non stiamo parlando di alta letteratura naturalmente, ma stiamo parlando di piacevoli libri. Ci sono una quindicina di fotografie originali del periodo. Il libro è scritto in inglese, questo può essere un problema per qualcuno, costa 11 sterline ed è molto bello, quello faccio vedere, The Last Overland, e qualche foto in mezzo anche si può vedere, eccolo qua, sono situazioni, eccolo qua, qui si vede abbastanza bene, vediamo. Oxford, che ha avuto molti problemi perché era una macchina del 55, oltretutto estremamente scomoda, estremamente una brutta cosa, insomma, sia guidare, era una faticaccia, ha avuto vari problemi di tipo meccanico, eccetera. Comunque alla fine c'è questo racconto, io ve lo consiglio se sapete leggere l'inglese e se vi piacciono questi tipi di libri, insomma, è bello, ecco, insomma, io l'ho letto con molto piacere e in modo molto rilassato. Buona lettura.